particolarmente piacere trovarvi di nuovo qui, diciamo sul luogo, sul campo, perché nonostante in questi mesi come biblioteca siamo riusciti comunque a organizzare degli eventi e a trasmetterli in streaming, quindi online, è mancato quel valore aggiunto che c'è, diciamo, sul luogo. Tant'è che, riprova di questo che vi sto dicendo, abbiamo dovuto, malgrado noi, rifiutare una serie di prenotazioni questa sera a questo evento, perché per via delle norme del Covid abbiamo dovuto stabilire questi distanziamenti interpersonali che voi vedete qui sulle poltrone, no? Sono indicate le postazioni che non possono essere occupate e quindi questa sala non può essere riempita come al solito. Ma poco male. La serata di oggi ha come titolo Le parole degli alberi. Voi avete già visto il programma, quindi saprete già parecchie cose. Però forse non sapete che questo evento ha una triplice valenza, perché da una parte si inserisce nella nostra rassegna BiblioRencontre della biblioteca, che per il 2020 è stato ispirato a una risoluzione dell'ONU che ha stabilito che il 2020 è l'anno della salute delle piante. E quindi noi abbiamo aderito a questa risoluzione, le abbiamo dato un nome, l'abbiamo chiamato Prever, un po' come Prati Verdi, facendo però un po' l'orecchio al poeta francese, e questa è la prima valenza. La seconda valenza è che questo evento fa parte del calendario, oddio, come si chiama? Plaisir de Culture, scusate, che è una rassegna organizzata dalla Soprintendenza per i beni culturali della Regione Valle d'Aosta, tra l'altro una rassegna che si conclude domenica, di cui se volete potete scaricare il programma da internet o chiedere, diciamo, quello cartaceo agli uffici del turismo. E terza, ma non ultima, questa manifestazione di oggi appartiene al BiblioPride 2020, una manifestazione nazionale, cioè la festa dei bibliotecari, che quest'anno ha partecipato anche al Festival dello Sviluppo Sostenibile. Voi mi direte, cosa c'entra lo sviluppo sostenibile con le biblioteche? E in parte c'entra. C'è uno studioso, diciamo, forse il maggior esperto italiano che abbiamo in materia di biblioteconomia e biblioteche, che si chiama Giovanni Solimine, in un suo libro recente ha scritto che le biblioteche devono, per cercare di essere, diciamo, sostenibile, devono convincere, devono motivare la loro istituzione a tanto ad aprirne delle altre e poi a finanziarle adeguatamente. Ma perché questo sia possibile, ha insistito su due aspetti. Il primo aspetto è che le biblioteche siano in grado, siano capaci di far conoscere al proprio pubblico, alla propria utenza, il loro posseduto, quindi siano libri, siano cose, documenti analogici, siano documenti digitali. E soprattutto debbano presiedere i luoghi dove si produce la cultura, prima condizione. Seconda condizione, che queste biblioteche sappiano accendere la curiosità dell'utenza e offrano degli stimoli per utilizzare i nuovi strumenti della conoscenza. Ma io direi che qui in Valle d'Aosta noi ne abbiamo un terzo elemento da considerare, che secondo me è molto importante, considerando che abbiamo un territorio molto accidentato dal punto di vista orografico, e quindi sto pensando alle piccole biblioteche delle vallate. Ebbene, queste biblioteche sono tra i pochi, se non gli unici, presidi culturali, quindi dei luoghi in cui praticamente lì e solo lì si può esercitare una funzione di aggregazione, una funzione di inclusione e di superamento delle diversità.
Noi qui oggi declineremo questo tema dello sviluppo sostenibile concentrandoci sul mondo vegetale. Abbiamo la fortuna di avere qui con noi lo scrittore Paolo Cognetti, che tutti noi ormai conosciamo, e l'attrice Paola Corti, che anche lei conosciamo, che dialogheranno e che leggeranno dei brani, diciamo, di autori molto noti e celebrati. Avranno come sottofondo gli allievi della SFOM, la Scuola di Formazione e Orientamento Musicale della Valle d'Aosta, e in particolare Didier Pigliacelli e Aline et Océane Boson, che suoneranno pezzi di musica classica. Per violino e violoncello. E loro saranno guidati dai maestri, non so se saranno guidati questa sera o lo sono nella loro vita, diciamo, di studenti, dai maestri che si chiamano Stefano Blan, detto bene, e Fulvia Corazza, che non Non c'è. c'è, Non c'è. non c'è, ma Benissimo. abita lontano, Però quindi. evidentemente loro sono così bravi che riescono a suonare anche senza i rispettivi insegnanti. Paolo Cognetti è alpinista e matematico, autore di documentari, sceneggiatore e montatore di cortometraggi, scrittore. Direi che ha un curriculum interessante. Ha scritto romanzi, racconti e saggi. Con il libro Le 8 montagne nel 2017 ha vinto il premio Strega e il Prix Médicis Étranger. Paola Corti è attrice e regista, co-direttore artistico del Teatro del Mondo. È protagonista dell'ultima produzione dove interpreta Medea con la regia di Valeriano Gialli. È conduttrice e autrice su Radio Rai, è docente di attività teatrali ed espressive. Possiede un master in programmazione neurolinguistica. Buona serata. Bene, allora ci accomodiamo Paolo, così facciamo sedere anche le due ragazze. Buonasera a tutti, è un Buonasera. piacere. Questo è il primo incontro anche per me dove si ritorna ad avere un contatto con il pubblico, quindi è emozionante questa cosa. Ciao Paolo, sono molto felice di ritrovarti. Grazie, È buona serata a tutti. sempre un piacere parlare di letteratura. Adesso in questo caso, per questa serata, il connubio è parole e alberi, parole e piante. E i temi che si possono sviluppare, le considerazioni che possiamo fare sono tantissime, chiaramente dovremo contenerci in un certo tempo, però abbiamo scelto anche appunto in collaborazione con la biblioteca di utilizzare parole alte, quindi grandi autori, sono sicura che sono tutti autori che tu hai letto, straletto e che conosci benissimo. E inizierei subito con un grande autore che è Hermann Hesse, un suo testo poetico e poi poco dopo un suo breve testo, chiaramente noi ci siamo presi la libertà anche di tagliuzzare un po' le cose, perché questa prima parte letteraria ci apre poi a delle considerazioni. Pagina di diario. Sul pendio dietro la casa, oggi ho scavato tra radici e pietre una buca assai profonda. Da essa ho tolto tutti i sassi e ho portato via la fragile terra delicata. Poi in ginocchio per un'ora nel vecchio bosco ho estratto qua e là, con la paletta e con le mani, dagli ammuffiti ceppi del castagno, quel nero, fradicio terriccio che sa di caldi funghi profumati, due pesanti bacinelle piene. L'ho portato laggiù e ho piantato nella buca un albero. Piano. L'ho circondato di schiumosa terra, adagio, ho versato acqua scaldata al sole, ho rinfrescato e lavato la tenera radice. Grazie.
ora cresce, giovane e fresco, e crescerà, anche se noi scompariremo e dei nostri giorni la rumorosa grandezza e l'infinita miseria saranno dimenticate e la loro folle angoscia. Lo piegherà la tempesta, il vento lo scompiglierà, il sole gli sorriderà, lo stringerà l'umida neve. L'abiteranno il lucherino, il picchio, ai suoi piedi scaverà il riccio silenzioso. E qualunque cosa abbia subito, patito, sofferto nel corso degli anni, l'animale incostante, malattia, guarigione, il vento, il sole amico, per lui i giorni trascorreranno nel canto di fronde che stormiscono, cullato dal caro gesto delle sue dolci cime, nel tenero alito soave del succo resinoso che bagna i suoi fiori addormentati, nel gioco eterno di ombre e di luci, ogni gioca felice con se stesso. Per me gli alberi sono sempre stati i predicatori più persuasivi. Li venero quando vivono in popoli e famiglie, in selve, boschi. E li venero ancora di più quando se ne stanno isolati. Sono come uomini solitari. Come gli eremiti che se ne sono andati di soppiatto per sfuggire a una debolezza, ma come grandi uomini solitari, come Beethoven e Nietzsche. Tra le loro fronde stormisce il mondo, le loro radici affondano nell'infinito. Tuttavia non si perdono in esso, ma perseguono con tutta la loro forza vitale un unico scopo. Realizzare la legge che è insita in loro, portare alla perfezione la propria forma, rappresentare se stessi. Niente è più sacro e più esemplare di un albero bello e forte. Grazie a Didier. C'è una sacralità negli alberi che abbiamo scelto di evidenziare anche interagendo io e Didier su Bach e pensando a Bach, ma pensando anche a Telemann, che è l'altro autore che è stato scelto per la serata. Viene in mente il rapporto forte che c'è tra arte e natura. Noi spostiamo il rapporto uomo-natura. Abbiamo appena sentito Esse che dice: le loro radici affondano nell'infinito. Wow, che potenza di immagine! E mi è venuto in mente Stefano Mancuso, che so che conosci, è un neurobiologo vegetale, e c'è un suo libro molto interessante che è La nazione delle piante. In questo libro dice: un famoso botanico russo sosteneva che i vegetali dovrebbero essere considerati come l'anello di congiunzione fra il sole e la terra. Quindi di nuovo viene fuori una parte potente, grande, che ci lega all'infinito. Allora ho pensato questo, Paolo, che quando si parla di temi così grandi, la salute delle piante, poi un po' noi esseri umani che siamo pigri, ci deresponsabilizziamo, cioè tendiamo a pensare, vabbè, ok, adesso c'è la FAO che ci pensa, ci saranno i politici, gli amministratori che troveranno delle soluzioni, ma tendiamo a non pensare che anche noi da soli nel nostro piccolo possiamo fare qualche cosa. E quindi questa è la prima domanda che ti faccio, Paolo. Secondo te, nel nostro piccolo, che cosa possiamo fare? Ma io capisco bene questa esperienza di cui parlava Esse, perché ho passato quest'estate a piantare alberi. Sto costruendo un rifugio dietro casa mia
E la cosa che non avevo previsto quando ho iniziato questo progetto, ormai sono 2 anni di cantiere ed è quasi finito, la cosa che non avevo previsto, avevo acquistato una vecchia stalla e quindi ha dovuto poi essere praticamente quasi interamente demolita, ricostruita. Era tutta la terra rivoltata che un cantiere avrebbe comportato. E mi sono spaventato a un certo punto quando ho visto intorno a casa mia, in questo posto, io abito durante l'estate a 1900 metri d'altezza, questo posto che era tutto un pascolo, diventare terra sollevata, che è qualcosa che fa impressione, sembra terra arida, poi in realtà lì dentro quella terra stanno dormendo dei semi che, se lasciati stare, cresceranno. Però ritrovarmi intorno a casa con tutta questa terra arida mi ha molto rattristato. Allora, certo, avrei potuto lasciar lì e lasciar fare al tempo. Una cosa che mi preme dire è che il bosco se la cava benissimo senza di noi. Verissimo, questo è Se verissimo. noi non lo tocchiamo, lui non ha certo bisogno delle nostre cure. Un altro discorso invece è il rapporto tra uomo e bosco e come può essere o tornare a essere armonioso. Comunque, ecco, mi sono messo a piantare alberi. C'è un libro a cui sono molto affezionato, di cui poi credo leggerai un pezzo, che si intitola Arboreto Salvatico di Mario Rigoni Stern. Lui aveva appositamente modificato l'aggettivo selvatico e l'aveva intitolato l'arboreto salvatico per sottolineare come l'arboreto è una coltivazione di alberi. Intorno a casa sua ad Asiago aveva iniziato anche lui a piantare alberi dopo aver costruito questa casa. Credo che quindi di aver condiviso questa esperienza della casa che lascia intorno a sé una desolazione. E aveva scritto un libro molto bello in cui ogni albero del suo giardino era raccontato da un capitolo, in cui parlava degli alberi come fossero, non vorrei dire persone, ma caratteri, anime, spiriti, e ogni albero aveva il suo proprio carattere. E salvatico perché diceva: questo è un bosco che salva, è un bosco che cura. Ripeteva questo concetto, l'aveva ripreso da un altro suo libro molto bello, Il Bosco degli Urogalli. Era il suo secondo libro dopo Il Sergente nella Neve, che poi sarebbe insomma rimasto quello più famoso. Se nel Sergente nella Neve raccontava della guerra, della ritirata di Russia, nel Bosco degli Urogalli raccontava invece del ritorno a casa. Mario, ormai 25enne, lui era del 21, quindi 24enne, ritorna a casa dopo 7-8 anni di militare. Lui era andato soldato a 17 anni, e ferito, se non distrutto, ferito nel corpo e distrutto nello spirito, dopo tutti quegli anni di guerre, di morti, di prigionie, eccetera. E quindi si ritrova a casa di sua madre, la vita improvvisamente dovrebbe essere tornata normale, ma insomma, come si fa a pensare che la normalità possa cominciare così da un momento all'altro? E racconta in questi racconti, è una raccolta di racconti, Il Bosco degli Urogalli, di come la sua cura sia stata l'andare per boschi. All'inizio per fare legna per sua madre. Di legna non ce n'era più tanta neanche nel bosco, quindi il suo primo lavoro fu raccogliere, estirpare i ceppi, che sono quello che rimane dopo aver tagliato gli alberi, l'ultima legna che si può faticosamente portare via per accendere la stufa. E così, facendo legna, piano piano trovò una cura. Ecco quindi il bosco che cura l'uomo, il bosco che lo salva, che allevia le ferite, che lo medica. Di tutto questo ho esperienza, anch'io. E quindi, ecco, mi sono messo a piantare alberi. Non era facile piantare gli alberi dei 1900 metri, perché ce ne sono pochissimi a quella quota, poi li raccontiamo magari. Però chiaramente gli alberi di un giardino possono essere un po' diversi dagli alberi di un bosco, quindi ho messo giù. Mario era particolarmente affezionato alla betulla perché era l'albero della Russia e lui, nonostante avesse sofferto in Russia, era un paese a cui era rimasto molto affezionato, era diventato la sua seconda patria. E nella ritirata nella tundra russa si ricordava di queste distese di betulle, sono gli alberi del Grande Nord, e quindi aveva messo betulle intorno a casa sua, ne ho messe anch'io. Ho cercato anch'io di fare un piccolo giardino del Grande Nord. L'altro Grande Nord a cui sono legato invece è il Grande Nord americano, per tutta la letteratura che ha generato, per Jack London, per un viaggio che ho fatto l'anno scorso lì tra il Canada e l'Alaska. E quindi ho messo un acero.
un acero rosso, e quello mi ricorda il Canada, è la foglia della bandiera nazionale canadese. Intorno a casa ho i larici, quindi non avevo bisogno di piantarne uno in giardino perché ne sono circondato. E metterò, ho un salice alpino che invece è l'unica pianta che è nata da sola lì dove sono, nel senso che avevo una fontana scavata in un tronco che perdeva un sacco di acqua. Sotto questa fontana era proprio un paciocco, come si dice da queste parti. E quindi nel paciocco il salice, che è una pianta che ama molto l'umido, era proprio Perfetto. germogliato. E quindi lei se ne sta lì dove adesso non c'è più la fontana, ma il salice ormai è adulto e ce la fa anche senza tutta quell'acqua. E ho ancora due angolini dove sto pensando a un cembro e a un abete rosso, insomma, per completare questo giardino del Grande Nord. Ovviamente poi ci vorrà un sacco di pazienza perché 10, 20 anni, 30 anni per un albero sono veramente poco. Prima di vedere un albero diventare bello, maestoso, adulto, come diceva Hermann Hesse. Ora questi non sono che alberelli. Avevo letto una frase quest'anno che diceva: ci vuole pochissimo a fare una guerra, ma ci vuole moltissimo poi per costruire la pace. E mi è venuto in mente il mio cantiere. Ci vuole pochissimo per far arrivare una ruspa e tirare su È tutto, e vero. ci vuole moltissimo invece perché poi quel posto lì ridiventi un giardino, un bosco. Io cerco di dargli una mano, ma alla fine non posso che aspettare e lasciarlo crescere. Ovviamente, ovviamente. Io mi sono permessa di creare anche per noi, per la nostra serata, una specie di arboreto con due elementi, cioè usando questi rami che io adoro perché sono stati scenografie di tanti spettacoli che ho fatto. E che Cesare Margheretta, uno scultore che forse voi conoscete, ha realizzato per me. Questi sono in sorbo e beh, i tatà, diciamo, gli elementi che sono appesi sono in noce, poi ci sono le farfalle, appunto, con la corteccia di betulla da un lato. Quindi c'è la matericità che mi faceva piacere proporvi, no? Rispetto proprio all'idea di pianta, ma dall'altra anche delle piante, in questo caso sono sei, lo stesso scorcio, e questi sono quelli che vedrete anche dopo, sono riproduzioni di dipinti di David Hockney, che è un pittore, diciamo, inglese che però ha vissuto molto anche a Hollywood. Dice: io sono cresciuto tra lo Yorkshire e Hollywood, e a un certo punto è tornato nella sua campagna e si è messo ad ammirare lo stesso paesaggio dalla stessa finestra. E ha cominciato a dipingere questi scorci. La cosa che ha fatto è stata, e ha scosso anche molto la critica, è stato a un certo punto ha cominciato a paccioccare, a modificare le immagini usando l'iPhone prima, quindi stava nel letto e tipo fotografava i suoi dipinti e poi cominciava a modificarli e poi con l'iPad. E questa cosa, appunto, la critica, siccome lui ha iniziato con la pittura a olio classica, lo ha molto, molto attaccato e contestato. In realtà io lo trovo interessante perché i suoi colori sono molto forti, lo vedrete anche più avanti, cioè una specie di pop art, la direzione in cui lui è andato, e la trovo estremamente interessante. E ci propone dei paesaggi così come vede lui con i suoi occhi. Lo vedrete più avanti, ho scelto lo stesso scorcio. Lo ha dipinto, vi propongo le varie stagioni, e alla fine ci sarà proprio una fotografia, perché arriva anche a comporre dei quadri che sono fatti da fotografie e le compone, come in questo caso, in sequenza. Ha realizzato fra l'altro il dipinto più grande che esiste al mondo ed è di 12 metri per 5, sono 50 pannelli che sono assemblati. Io una sua mostra la vidi al Guggenheim di Bilbao e rimasi sconvolta dalla bellezza e dalla grandezza di questi colori e di queste tele, quindi mi fa piacere condividerle con voi. Paolo, torniamo a noi. Beh, io sai cosa ho pensato invece nel mio piccolo? Non ho un orto, però ho molti zii che ce l'hanno e quindi ogni tanto vado a salutarli. E in questi giorni stavo parlando con uno zio che ha l'orto, un orto bellissimo sopra Saint-Vincent, e mi dice che quest'anno è stata veramente dura, perché dice: non so dirti bene se è un anno brutto, perché ho parlato anche con i miei, insomma, vicini di casa, forse questo sole forte. Ma veramente la natura quest'anno ha offerto poco, anche le poche patate che abbiamo messo giù, poi ne abbiamo raccolte
veramente poche. E non credo che il problema sia la dorifera, perché loro si mettono di tutti i giorni comunque a ripulire. Quindi da un lato mi sono ripromessa di andare più spesso da loro, perché poi le verdure che mi regalano sono strepitose, ma dall'altra mi sono detta anche ricordati di non essere una serial killer delle piante, perché ogni tanto, siccome spesso vado via di casa e lascio detto al mio compagno bagna le piante, lui immancabilmente non se lo ricorda e ritorno a casa con queste, e trovo queste piante moribonde che supplicano pietà e quindi devo trovare delle altre soluzioni nel mio piccolo. Così come mi sono anche ripromessa, quando si cammina per strada, che tante volte tutti noi lo facciamo, si guarda il telefonino, di mettermi invece a guardare le piante, i cespugli, quant'altro, no? Perché spesso non lo facciamo e spesso non guardiamo anche come stanno le piante, cioè sono disidratate, sono state bagnate troppo. A me fanno molta impressione, ad esempio, gli alberi che ci sono nei viali, nelle città che hanno quelle grate in basso, no? Dove ci sono le radici, e mi chiedo come facciano. Cioè, no, ma sono veramente impressionata da questi aspetti. Quindi ho deciso di mettermi a osservare, perché con l'osservazione poi si può arrivare anche, credo, no? A una consapevolezza. L'altra consapevolezza è che siamo comunque antropocentrici. E quindi quando si parla di fine del mondo, ad esempio, temiamo per la nostra fine. Ma in realtà rispetto agli esseri viventi in generale, noi non rappresentiamo che una piccolissima parte, lo dice Mancuso anche nei suoi libri, cioè la parte, gli esseri vegetali rappresentano la maggioranza, sono oltre l'80% di quelle che sono le creature viventi sulla Terra, quindi dovremmo essere forse anche un po' più umili. No? In qualche modo. Io ho questa doppia esperienza di passare metà della mia vita a Milano e l'altra metà in questa No, dai. baita. Quindi vedo sia il mondo antropocentrico che invece questo mondo dove siamo solamente degli ospiti e anche poco adatti a vivere così nella natura, diciamo, per semplificare. Abbiamo sempre bisogno di una casa. Io ho passato la quarantena a Milano quest'anno perché ho lì la mia compagna, ho lì i miei genitori, per cui mi sembrava giusto stare lì. E è stata una primavera bellissima a Milano, avevo la fortuna di poter uscire per lui, e quindi vedere cosa stava succedendo fuori, e gli alberi e i giardini che erano chiusi dove gli uomini non potevano più entrare erano davvero rigogliosi in marzo e in aprile. Era uno spettacolo, c'era anche questo cielo incredibilmente blu che a Milano si vede così di rado. Poche Sembrava auto proprio che la ovviamente. natura, anche quella natura di città, ringraziasse di essere lasciata stare per un po'. Un amico, Giorgio Vacchiano, che è un altro, lui è un torinese che è molto affezionato a Brusson, l'ho conosciuto lì. Lui è un ricercatore forestale. E l'anno scorso è stato nominato dalla rivista Nature come uno dei 10 più interessanti giovani ricercatori in ambito di natura. E quindi ce le abbiamo anche noi queste eccellenze. Ci ho parlato un po' di tempo fa, e davanti a un pubblico lì a Istul, e faceva questa domanda al pubblico: voi sapete di cosa è fatto principalmente un albero, dove prende la materia di cui è fatto? E lasciava un po' riflettere le persone, ci potete pensare anche voi se volete. Ecco, tutti, credo, perlomeno chi non è molto esperto di questo tema, tendiamo a pensare che un albero prenda la sua materia principalmente dalla terra, dall'acqua. Invece Giorgio spiegava che un albero la prende principalmente dall'aria. Un albero fondamentalmente trasforma l'aria nel legno, nelle foglie di cui è fatto. E quindi ecco perché un albero è così legato alla qualità dell'aria, perché è di aria che è fatto. E questo mi spiegava anche come mai gli alberi di Milano fossero così felici durante il lockdown. E ho l'esperienza di questi alberi sofferenti, di questi alberi, come dici tu, che crescono nelle grate, di queste piante che crescono, non crescono sui balconi, di questa vegetazione così molto domestica. Poi invece faccio l'esperienza di una vegetazione che non è del tutto selvatica, ecco, questo è un tema che anche mi interessa, ma che è stata domesticata, che è stata coltivata. Mi ha sempre colpito come i montanari che ho intorno, sono in una zona di alpeggi, quella che per me è montagna, la chiamano campagna. E
E ogni tanto mi ritrovo a dire, ma come campagna? Siamo a 2000 metri, ci sono pascoli. Però si dice lavorare la campagna. Per loro è campagna, nel senso che per loro, e anche quando gli amici di città arrivano e si indignano, anch'io una volta lo facevo davanti ai famosi cartelli vietato calpestare i prati, no? E gli amici di città dicono, ma come? Siamo venuti fin qua e non si può neanche camminare in un prato. E allora stavolta tocca a me spiegargli con pazienza che quello che a loro sembra un prato in realtà è un campo, e c'è qualcuno che lo considera un campo perché lo falcia, lo concima, a volte lo irriga, perché qualcuno nei tempi antichi gli ha tolto le pietre, l'ha disboscato, l'ha spietrato, insomma ha fatto diventare quello che sicuramente era un bosco, l'ha fatto diventare un pascolo o un campo da fieno. Ora assistiamo al processo contrario, per cui tanti di questi campi stanno ridiventando boschi. In tanti dei nostri paesi di mezza montagna, io appunto presente Brusson, Gressonay, perché sono i luoghi che conosco meglio, se vedete le cartoline d'epoca degli anni 50-60, i paesi sono circondati da campi terrazzati quasi a perdita d'occhio, tutto il prato sopra Brusson era tutto un campo. E adesso, se confronti quelle cartoline con le foto attuali, vedi un po' più case, perché ci sono tutte le seconde case, ma molto più bosco. E la superficie boschiva italiana è aumentata di quasi il 50% dal dopoguerra a oggi. Quindi a volte quando si dice che i boschi sono in sofferenza, beh, certo non in Italia, forse in altre aree del mondo. Oggi si parla di Amazzonia, si parla dei boschi della California che bruciano, ma insomma in Italia e in Europa i boschi sono sicuramente in aumento, nonostante tempeste, danni, eccetera. Per cui qui in realtà dovremmo più che altro parlare di come ristabilire un equilibrio virtuoso tra uomo e bosco, o nel nostro caso tra uomo di montagna e bosco. Un'esperienza un po' desolante che ho avuto è sempre nella costruzione di questo rifugio, è che abbiamo progettato una casa totalmente in legno. Tutto il rifugio è legno, anche nella struttura non c'è mattone, non c'è cemento, i muri sono tutti in legno, eccetera. Dovendo scegliere l'essenza, ho detto subito l'arice. Sono circondato da un bosco di larici, siamo in Valle d'Aosta, è l'albero che forse ci rappresenta di più. E quindi è stata progettata questa casa in larice, costruita da una ditta, grossa ditta valdostana. E poi proprio quell'anno lì, quando ancora i lavori sarebbero partiti l'anno dopo, quell'anno lì ci sono stati i venti, vi ricorderete, 3 o 4 anni fa, che hanno fatto tanti danni nei nostri boschi. Non erano quasi gli stessi giorni della tempesta Vaia, ma insomma come una coda di quel fenomeno che è arrivato fino a noi. Intorno a casa mia c'è questo bosco di larice piuttosto sofferente, perché è stato ripiantato negli anni 50, dove per tanto tempo c'era stato un pascolo. Qualcosa non ha funzionato, perché non sempre basta piantare un bosco e poi quello ce la fa. Forse qualcosa non era giusto nel terreno, nelle esposizioni, non lo so. Comunque quel bosco è sempre rimasto un po' sofferente, i larici sono molto magri, sono alti ma un po' storti, hanno pochi rami, si vede che non stanno tanto bene. E quell'anno del vento sono stati veramente falciati via, spezzati, tanti di loro. Per fortuna quasi subito sono partiti poi i cantieri forestali, per cui nel giro di un'estate il bosco è stato molto diradato. Adesso quello che era un bosco sembra più che altro uno di quei pascoli dove c'è un albero ogni tanto. E queste grandi cataste di larici messe all'asta, perché era un bosco con sortile, e quindi a un certo punto ci sarebbe stata un'asta in cui la cittadinanza poteva presentarsi e acquistare il legname di cui aveva bisogno. Anch'io sono la cittadinanza, faccio parte della cittadinanza, per fortuna, per cui ho collegato tutto questo. La crisi del bosco, il disastro che era stato fatto, il rifugio che voleva costruire, mi sembrava che tutto potesse quadrare in una soluzione che forse avrebbe anche dato senso a quel disastro che c'era stato. E quindi certo, ho chiamato questa azienda che mi avrebbe costruito la casa e ho detto, io compro le cataste, voi le ritirate e fate quello che dovete fare, travi, tavole, quello che vi serve, e poi costruiamo il mio rifugio a chilometro zero, quasi, se non per i chilometri necessari a portarli giù in azienda, no? Però sarebbe stato bellissimo avere una casa costruita con gli alberi lì intorno. Come si era sempre fatto e come non si fa più in montagna. E niente, quella volta, della mia ingenuità, mi è stato spiegato che
da questa parte dell'Italia non esiste, non esiste una filiera del legno, non esistono segherie in grado di lavorare il legno a livello industriale. Oggi il legno che si usa per costruire un edificio non è più un legno massiccio, un lamellare, questo per molte esigenze ingegneristiche, per l'antisismico, eccetera. Quindi quel legno lì deve essere portato in una grossa segheria adatta a fare questa lavorazione. In poche parole avremmo dovuto prendere i larici di Estoul, spedirli o in Francia o in Austria, farceli lavorare, farceli seccare in un forno, perché altrimenti avrebbero dovuto naturalmente seccare per almeno 2 o 3 anni, e poi farceli rimandare indietro. Nel mio rifugio a chilometro zero sarebbe diventato a chilometro 3000. Esatto. In definitiva, ora che la casa è finita, è tutta costruita con l'arice austriaco. In mezzo a un bosco di larici della Valle d'Aosta. Quindi i tuoi buoni propositi sì. non hanno questo portato... per dire come appunto quando si parla di rapporto tra uomo e bosco, ecco, io mi considero un ambientalista e spesso aderisco alle battaglie degli ambientalisti, però a volte sono battaglie di persone che non hanno ben presente alcuni problemi e alcune realtà della montagna. Beh, c'è la parte di idealismo, no? Sì, un idealismo che spesso arriva dalla città, che è sicuramente lodevole, ma che ignora la vita della montagna. Il fatto che manchi del tutto un'economia del bosco è drammatico, nel senso che è un'economia che ha sempre dato dal lavoro ai montanari, è un'economia che i montanari hanno sempre gestito appunto in maniera armoniosa, perché un bosco che deve fruttare appunto è come un campo, e quindi che va curato, va gestito, certo. Va tenuto d'occhio, insomma ci sono sempre stati boschi bellissimi intorno ai nostri paesi di montagna. Ora sono sempre più abbandonati e impraticabili. Questo, ripeto, al bosco non frega assolutamente nulla che ci siano i nostri sentierini, anzi probabilmente un bosco impraticabile si sente anche più felice. Però se invece parliamo di bosco in relazione allo spopolamento alpino, alla possibilità di vivere in montagna, alla possibilità di ricostruire un'economia di montagna che non sia esclusivamente basata sul turismo, sullo sci, su questa economia molto impattante, ecco, potremmo anche ricominciare a parlare di come il bosco può essere una fonte di lavoro e di economia per la montagna. Certo, quello che tu dicevi mi ha fatto pensare a due cose. Da un lato che le piante sono assolutamente forti, resistenti, e quindi dopo la devastazione che c'è stata in Australia fino a marzo scorso, e quindi tutti quegli ettari di bosco, di foreste bruciate, comunque dall'alto hanno visto, anche proprio facendo immagini con i droni, le piante stanno ricominciando a crescere, quindi là dove sembra che tutto sia perduto invece la natura riesce a rigenerarsi, e c'è Mancuso che dice perché le piante posseggono l'elisir di lunga vita, no? Da loro dovremmo prendere ispirazione e spunto. E dall'altra mi fai pensare, rispetto alle costruzioni, a Notre Dame de Paris, dove bisogna ricostruire il tetto, si è partiti subito con la raccolta fondi e con la necessità, l'urgenza di ricostruire, però per rifare questo tetto gigantesco che era fatto di quercia, sostanzialmente dovranno essere abbattute centinaia di querce, quindi ci sono molti ambientalisti ecologisti che stanno arrabbiandosi profondamente, perché poi era un legno evidentemente molto antico, e quindi stanno cercando, impossibile trovarlo così antico, ma comunque stanno cercando delle querce secolari. E quindi si apre anche qui un discorso che è estremamente controverso, no? Come dici tu, cioè da un lato ci sono delle motivazioni, dall'altro ci sono delle motivazioni, fatto sta che spesso ci sta di mezzo la natura. C'è un altro aspetto poi che tu hai trasmesso, che è il discorso delle emozioni che dà il bosco. E quindi mi viene in mente il tuo libro Il ragazzo selvatico, dove in un passaggio specifico tu parli di alberi ma con un atteggiamento sacrale, perché li descrivi appunto dal punto di vista emotivo forte, e quindi lo leggiamo ai nostri amici. Peraltro è il libro con cui io ti ho conosciuto, è il primo libro che ho letto e mi sono profondamente innamorata, ti avevo chiamato in Rai a parlarne, a farne uno speciale, ti ero venuta pure a prendere in macchina, mi ricordo questo particolare.
Tu sei pronto, Didier, al finale? La mattina andai a fare un giro nel bosco. Trovai bacche di ginepro e mirtilli da mettere nella grappa. Il sottobosco adesso era punteggiato da grossi laricini gialli, qualche mazza di tamburo nelle radure, qualche amanita muscaria. Era come se la montagna, dopo una lunga incubazione, fosse finalmente entrata nella stagione del raccolto. Allora mi sedetti contro un larice e tirai fuori di tasca il mio quaderno. Restai lì con il naso in su a osservare le chiome degli alberi, il gioco del sole tra i rami e ripensare all'arboreto salvatico di Rigoni Stern. Io abitavo più in alto rispetto a lui. Lassù non c'era traccia di faggi, frassini, querce, betulle, tutta la varietà del bosco intorno a casa sua. Gli alberi dei 2000 metri sono solo 4, gli ultimi a sopravvivere agli inverni dell'alta montagna, e a loro mi sentivo devoto come a santi protettori. Così decisi di inaugurare il mio quaderno con un ringraziamento al piccolo arboreto di fontane. Provo rispetto per l'abete rosso, come per l'abitante di un paese buio. Vive nei versanti umidi e nelle valli in ombra, dove l'uomo non costruisce né coltiva. L'umidità lo fa crescere in fretta, ha un legno leggero, spugnoso, adatto a isolare le case dal freddo. È un rispetto formale il mio, per un albero che non capirò mai fino in fondo. Mi turba la sua indifferenza alle stagioni, perché una pianta sempre verde è come un volto che non cambia espressione. Diffido della chioma dalla forma perfetta che rende difficile distinguere un esemplare dall'altro. Le grandi distese di abete rosso mi fanno pensare alle foreste del nord, ai laghi, ai fiordi, alla neve. Ma una volta in agosto, sotto un abete mi sono protetto in un pomeriggio di pioggia. Ho ringraziato il folto dei suoi aghi e il tappeto morbido asciutto di quell'albero che mi faceva da tana. Ammiro il pino silvestre, come un pioniere. È il primo albero ad alto fusto a colonizzare le pietraie, i canaloni spazzati dalle valanghe. La povertà del terreno ne fa un albero dalla forma irregolare, bizzarra, un esemplare diverso dall'altro, tutti ricurvi, contorti, come le ossa dei vecchi montanari. Impossibile ricavarne legname da costruzione. Non è adatto nemmeno alla stufa, perché i fumi della sua resina incrostano i tubi e finiscono per incendiarli. Ma la stessa resina dà profumo al bosco che si sveglia dal letargo. Quell'odore mi ricorda il sud e il mare. Forse perché altri pini profumano la macchia mediterranea. Così il pino silvestre è un sogno di sole nel bosco sotto la neve. Amo il larice, come un fratello. Il larice è l'odore di casa, è il fuoco del mio camino. Una fila di larici è ciò che vedo quando alzo gli occhi dal foglio e guardo fuori. Nei giorni di vento ondeggiano come spighe. Il larice trascorre lunghi mesi di sonno prima di mettere le gemme in aprile e poi cambia colore con l'avanzare dell'estate. Dal verde pieno di giugno a quello sbiadito d'agosto, fino al giallo e al rosso di ottobre. Ama il sole, i versanti sud delle montagne, i terreni secchi, il vento. Cerca la luce spingendosi in alto sopra i compagni che ha accanto. Per questo i rami più bassi si seccano, come succede alle cose che ci lasciamo indietro nella vita, e basta poco a quel punto a spezzarli e liberarsene. Ma la fragilità dei rami garantisce la solidità del tronco. Di larice sono i travi dei tetti delle case. Su quello di colmo i montanari usano incidere la data di costruzione. Le case più imponenti di questa valle risalgono all'inizio del Settecento. Io osservandole penso a quei larici vecchi di 4 secoli, uno passato nel bosco e altri 3 a sostenere una casa, e mi sembra il servizio più nobile che un albero possa rendere a un uomo. Venero il pino cembro come un dio.
Il bastone con cui cammino viene da lui. Ha un legno bianco che non ingiallisce con il tempo, forte, elastico nelle corse sui sentieri. Altrove vive in boschi. Da queste parti, invece, è un albero solitario dalla crescita lentissima. Ha semi che gli uccelli nascondono nelle loro dispense segrete, le crepe delle rocce ad alta quota. Poi basta un po' di terra, una vena d'acqua piovana. Gli ultimi arbusti di pino cembro crescono lassù, sul ciglio dei dirupi, sulle creste. A volte assumono forme tormentate per le acrobazie che devono fare crescendo, per la neve che li torce, li flette, per il fulmine che li spezza. Ho trovato il più coraggioso degli alberi a 2500 metri, un piccolo pino cembro cresciuto in una cengia che lo proteggeva dal vento e gli raccoglieva un po' d'acqua dal cielo. Mi è sembrato di aver scoperto un tempio segreto e devo aver detto qualcosa di simile a una preghiera. Grazie Didier. Allora approfittiamo per fare il cambio palco, così le ragazze si preparano per quello che eseguiranno dopo. E stavo pensando, Paolo, che appunto tra le tante cose che fai scrivi anche articoli di... capita, no? Che scrivi articoli sui giornali e ce n'è uno che è uscito... qualche tempo fa su Repubblica, se non ricordo male, ed era intitolato La strage degli alberi. Ne leggo un pezzetto perché poi così possiamo appunto commentare. Piove e cadono gli alberi nel bosco davanti a casa mia. È dall'inverno scorso che cadono, da una nevicata di gennaio, neve pesante, umida, tutta ammassata dal vento su un lato del tronco, venuta giù di traverso per un giorno intero, finché i larici hanno cominciato a spezzarsi, a crollare. Gli abeti sono più solidi. Il peso dei rami li tiene bassi al suolo. Il legno rimane elastico anche d'inverno, ma il larice è secco, fragile, slanciato al cielo. E se già conoscevo il rumore di uno, ora conosco quello di 10, 20, 30 larici, che uno dopo l'altro si schiantano a terra.
In estate ne hanno tagliati 1000 dal mio bosco. Dopo i crolli invernali le piante storte e gracili sono state abbattute, sperando che le altre si rinforzassero e crescessero più sane. Non ne hanno avuto il tempo, perché con la pioggia e il vento d'autunno gli alberi hanno ricominciato a cadere. È come se un taglialegna invisibile facesse implacabilmente il suo lavoro. Quello è il bosco che guardo dalla finestra, la vista su cui apro la porta la mattina e la richiudo la sera. Dopo anni non è più un paesaggio, è un compagno. Ma un compagno malato di una malattia che non so capire bene. Eppure in questo cadere del bosco sento una specie di stanchezza, proprio come un amico che non ce la fa più, e mi viene paura per come andrà a finire. Se si arrendono anche gli alberi, mi chiedo che ne sarà di noi. Può darsi sia solo qualcos'altro a cui abituarsi, forse lo chiameremo umore da stagione delle piogge. Passerà con la prima neve? Allora, leggendo questo pezzo, mi è venuto proprio da chiederti, ma allora che ne sarà di noi, Paolo? Perché è un pezzo tragico, no? Questo, un articolo che ci mette di fronte a una tragicità che poi, proprio perché quest'anno è l'anno internazionale della salute delle piante, se si vanno a esplorare anche solo su internet, si vanno a cercare un po' di notizie, in effetti ci sono delle notizie inquietanti, ad esempio l'avanzare di determinati parassiti che per esempio erano nelle Americhe e che ovviamente anche con i voli, questi spostamenti rapidi che noi compiamo ce li portiamo dietro e l'Africa, in particolare il Kenya, è devastato da un parassita che si mangia coltivazioni di mais, di riso, quindi poi abbiamo dei problemi conseguenti che sono enormi, cioè già sono paesi poveri, già c'è un problema legato all'alimentazione, se poi le coltivazioni vengono devastate, aiuto. Ci sono i cinesi che si sono attrezzati con i droni e quindi utilizzano la tecnologia. Si parla di energia sostenibile, energie alternative, quindi mi viene anche da chiederti, ma secondo funziona, a cosa può servire la tecnologia? Perché l'uomo ha una sua intelligenza, noi siamo dotati di cervello e la tecnologia si investe, no? Nella ricerca tecnologica. Può essere d'aiuto, secondo te, oltre che essere invece a contribuire alla distruzione del pianeta? Mi fai delle domande difficilissime, nel senso che ad alcune non mi sento quasi autorizzato a rispondere, nel senso che sono un lettore, sono uno scrittore, sono un abitante in parte della montagna, sono un osservatore, ma non sono uno scienziato, ecco. Però devo dire che ovviamente mi ritrovo spesso a parlare di cambiamento climatico. E mi rendo conto che c'è un po' un errore di prospettiva quando se ne parla, quando se ne scrive, quando si fanno i titoli dei giornali. Forse anche di nuovo perché la prospettiva della città tende a non capire bene come stanno le cose, come sono i rapporti di forza e che cosa significa cambiamento climatico. Non è la terra che soffre. Quando d'estate leggiamo la montagna, la febbre, i ghiacciai soffrono. Questi sono i titoli sensazionalisti. Oppure che noi stiamo facendo del male alla terra. È una prospettiva un po' sbagliata, nel senso che noi stiamo distruggendo il nostro ecosistema, quello adatto a noi, quello in cui noi siamo capaci di vivere, quello da cui noi prendiamo le nostre risorse. La terra, il bosco, se la caverà alla grande, si adatterà. Cambierà il clima, ci saranno 35 gradi a 2000 metri, cresceranno altre piante, arriveranno altri animali, si scioglieranno i ghiacciai, la montagna sarà bellissima lo stesso, anche se coperta di boschi e non di neve, e la terra si è sempre trasformata e adeguata. Il problema non è tanto della terra, è cosa faremo noi quando troveremo un fiume che non ha più acqua o quando non ci sarà più il bosco che avevamo davanti a casa. E quindi ecco, siamo noi che in realtà facciamo fatica a sopportare il cambiamento, ad adeguarci e
e a pensare di cambiare. C'è molta paura, per cui noi la terra la vorremmo sempre come l'abbiamo conosciuta, come ci siamo nati e cresciuti, e che niente cambiasse mai intorno a noi, perché così sappiamo vivere. E quindi ecco, noi stiamo producendo il cambiamento del nostro ecosistema e allo stesso tempo lo temiamo. Questa è un po' la contraddizione di questo tempo. Lo sciogliersi dei ghiacciai, quello che provocherà è che tutti noi siamo abituati in agosto a vedere la Dora piena d'acqua, perché anche se non piove da 2 mesi, perché viene dal Monte Bianco, ce la immaginiamo la Dora asciutta? Sconvolgente. Ecco, le nostre montagne senza più acqua, perché se non ci sono più ghiacciai e non piove per tutta l'estate, come è successo quest'anno, ad agosto non c'è più una goccia d'acqua, se deve essere solamente piovana. Ecco, questo è il problema di cui dovremmo parlare, cosa potremmo fare senza acqua. Una cosa bella sugli alberi che ho letto proprio da Mancuso è questa. Gli animali, e l'uomo in particolare, sono abituati a risolvere i loro problemi spostandosi. E quindi se qui non si può più stare, se questo posto diventa arido, se qui non c'è più acqua, probabilmente la soluzione che elaboreremo noi sarà andarcene. E come già il mondo, insomma, testimonia le grandi migrazioni dovute al cambiamento climatico. Ce ne si va da dove è diventato arido e si cerca un posto dove poter di nuovo coltivare la terra. Gli alberi sono costretti a restare. E quindi la soluzione ai loro problemi non può essere nel movimento. Devono cercare la soluzione ai loro problemi lì dove sono. E questo mi sembra un grandissimo insegnamento che ci possono dare. Non tanto scappare dai luoghi che abbiamo devastato, ma stare lì e cercare di renderli di nuovo più accoglienti. Potrebbe essere una grande lezione da apprendere da loro. Ce l'ho quel passaggio che dici. Non potendosene andare in giro come fanno gli animali alla ricerca di territori nuovi da sfruttare quando il cibo scarseggia, le piante hanno imparato a convivere con la finitezza delle risorse e a modulare lo sviluppo. Riducono la loro taglia, si spessiscono, si assottigliano, si avvolgono, curvano, salgono, strisciano, modificano la forma del loro corpo, interrompono la loro crescita, fanno tutto ciò che è necessario perché il loro equilibrio con l'ambiente sia il più stabile possibile. Qualcosa che dovremmo al più presto iniziare a fare anche noi, magari ispirandoci con umiltà al comportamento delle nostre amiche piante. È proprio questo, vedi che mi aveva colpito anche a me. Tu prima parlavi, citavi Rigoni Stern, e se ti va ne leggiamo dall'Arboreto Salvatico un passaggio. L'anno prossimo sarà il centenario della nascita, 2021, e sarà un anno speciale per ricordarsi di un grande maestro, del nostro più grande scrittore di montagne. Chekhov nel 1888 scriveva: chi conosce la scienza sente che un pezzo di musica e un albero hanno qualcosa in comune, che l'uno e l'altro sono creati da leggi egualmente logiche e semplici. 10 anni dopo, un amico che va a trovarlo in Crimea dice: qui ogni albero l'ho piantato io e mi sono cari. Ma ciò che importa non è questo. È il fatto che prima che venissi io qui non c'era che un terreno incolto e fossi pieni di pietrame e cardi selvatici. Ho trasformato quest'angolo perduto in un luogo bello e civile. Lo sa? Fra 300-400 anni tutta la terra si trasformerà in un bosco fiorito e la vita sarà meravigliosamente leggera e facile. Quando vagabondo per le mie montagne boscose ripenso a quanto diceva Anton Chekhov e lo ripeto anche agli amici che vengono quassù a trovarmi. Ma a volte provo anche sfiducia se mi capita di constatare quanto poco gli uomini si occupino dei problemi degli alberi. E sì che da tempo studiosi e tecnici vanno scrivendo dei pericoli che li minacciano e ai pochissimi che li ascoltano o che si interessano, corrispondono i troppi che si accorgono degli alberi solo quando, presi dalla calura estiva, cercano la loro ombra per posteggiare l'automobile. Se incontro un albero sradicato dal vento, schiantato dalla neve, o roso dal ghiro, o morso dal cervo, provo dispiacere. Ma quando vedo una corteccia incisa da un barbaro coltello, o un albero tagliato da una scure di frodo, provo amarezza e rabbia.
perché se coltivare boschi è segno di civiltà, danneggiarli e distruggerli è inciviltà e regresso. Un giorno, ritornando dalla passeggiata mattutina e passando vicino a una contrada, con disgusto il mio sguardo era andato a posarsi su due frassini e un sorbo, ai quali qualche violento imbecille aveva spezzato le cime. Erano stati posti a dimora in una aiuola erbosa nell'area comune dove un tempo si raccoglieva l'acqua piovana per abbeverare il bestiame, e in quella primavera avevano ripreso a vegetare con vigore e bellezza. Ora, i tre cimali pendevano spezzati, con le foglie appena sbocciate che appassivano e la linfa che gemeva dalle ferite mortali. Ma chi poteva essere stato? Beh, non certo i ragazzi che conosco. Lassù non arriverebbero, e poi i tronchi sono ancora troppo esili per arrampicarli. Forse era stato l'emigrante ritornato dall'Australia che ogni tanto si ubriaca? O quei giovani dall'automobile rossa che ogni sera vanno a fumare alla curva del bosco? Ero amareggiato e andando verso casa pensavo a un articolo letto su un giornale che aveva per titolo «Uccise un albero all'ergastolo». Era per una quercia secolare sacra a certe tribù indiane, ma anche nota come la quercia del Trattato di Austin, perché alla sua ombra era stato firmato l'accordo per l'annessione del Texas agli Stati Uniti e per gli americani era simbolo di storia concreta e viva. Forse l'ergastolo richiesto per un uomo colpevole di aver ferito gravemente un albero storico era una condanna troppo severa, ma 10 anni dei lavori silvoculturali, pensavo, ci starebbero bene. Anticamente, per chi profanava un bosco sacro, in certi casi c'era la pena di morte perché dagli alberi erano nati gli dèi e gli uomini. Thank you.
Lin, grazie Ocean. Mario era particolarmente sensibile ai boschi di casa sua, anche perché quando era nato lui la guerra era passata da poco da lì. Tra il 16 e il 17 era a fronte l'altipiano di Asiago. Questo aveva comportato la distruzione del 90% dei boschi che c'erano, sia per incendi sia per utilizzo del legname da parte degli eserciti. Quindi quando lui era piccolo raccontava che c'era sempre una giornata dell'anno in cui i bambini, gli studenti venivano mandati a piantare alberi su queste montagne che lui ricordava brulle e che poi nel corso della sua vita invece sono ripopolate, rifiorite. Per fortuna non ha fatto in tempo a vedere la tempesta Vaia, ma credo che a quel punto avrebbe commentato anche lui, come ho sentito dei forestali di Asiago, vabbè, il bosco ce l'ha fatta quella volta a rinascere e ce la farà di nuovo, il bosco ha solo bisogno di tempo e di essere lasciato in pace. Io sono andato una volta a vedere quei posti, dopo averlo letto tanto mi è venuta una gran voglia di andare a vedere il suo mondo. Per noi abituati a queste montagne è stranissimo andare là, perché noi siamo abituati a pensare le montagne come vallate, una valle con i versanti piuttosto scoscesi, insomma, qui in Valle d'Aosta, un bel fiume che ci scorre in mezzo, questa per noi è la montagna. Certo. Invece l'altipiano di Asiago, arrivi nella pianura veneta, a Vicenza, in mezzo a capannoni, autostrade, campi a perdita d'occhi, improvvisamente c'è un gradino di 1000 metri. Di colpo dalla pianura, nel giro di mezz'ora sei a 1000 metri e lì ti si apre un mondo che potrebbe essere, che noi potremmo chiamare collinare. Sei in montagna, ma sono poco più che colline queste per montagne, sì. Coperte di boschi di abete rosso. Per cui è un mondo che a occhio direi ci ricorda molto più il nord, la Scandinavia, questi paesaggi, questi boschi di abeti così sconfinati. Quello era il piccolo universo da cui scriveva quest'uomo, che non ha mai voluto lasciarlo. Anche in anni in cui non era così di moda come oggi, dire me ne vado a vivere in montagna. Anzi, si stava spopolando tantissimo. Sì, e lui avrebbe avuto ben più possibilità in città. E a un certo punto racconta di quando l'Einaudi gli propone di andare a lavorare per la casa editrice e gli fanno anche vedere l'ufficio che avrebbe avuto a Milano, dove lavorava Vittorini per una sezione dell'Einaudi. E lui racconta che va giù, guarda questo ufficio e dice: per favore chiamatemi un taxi, faccio ancora in tempo a essere su a casa per cena. Per lavorare poi, lui prima di avere un po' di successo e riuscire a vivere dei suoi libri, faceva il bibliotecario. Ad Asiago lavorava nella biblioteca dei reduci di guerra e poi lavorava al catasto. Questo gli aveva dato una grandissima conoscenza anche della storia del suo territorio. Sì. E in molti racconti aveva parlato, per esempio, della grande tradizione della consorteria, ce l'abbiamo anche qui. Io che cos'è la consorteria di Estul l'ho capito leggendo i racconti di Rigoni Stern. Una tradizione secolare che era stata normata durante il fascismo nel 1924, se non mi sbaglio, una proprietà che è a metà tra un bene pubblico e un bene privato, nel senso che la consorteria è un bene di un gruppo di cittadini, c'è un'anagrafe consortile che stabilisce di chi è quel bosco, di chi è quel pascolo, e quindi di solito corrispondeva ai villaggi, alle borgate. E quel bosco, quel pascolo erano di tutto il villaggio e tutto il villaggio poteva usufruirne facendo i turni e doveva prendersene cura. Certo. Un modo di vivere che ci farebbe bene, ecco, adesso. A me piace moltissimo quando da noi ci sono le corvée, che ancora ci sono. Cioè, ce n'è stata proprio una all'inizio di settembre, allora sul cassonetto dei rifiuti compare una chiamata, questa sorta di chiamata ai cittadini e dice: sabato mattina alle 8 è convocata una corvée per la sistemazione dei sentieri, dei fossi, dei RU. E mi chiedo, ecco, ho partecipato un paio di volte a queste giornate, è stato molto bello anche per parlare con gente più grande, gente più anziana, per imparare, per ascoltare storie. Io mi sono messo a immaginare come sarebbe a Milano se ci fossero le corvée, 1,5 milioni di persone coinvolte nel sistemare semplicemente la strada dove abiti, la piazza, le aiuole,
Basterebbe un giorno all'anno, veramente sarebbe un sacco di lavoro e credo che a tanti piacerebbe. Forse dovrei andare a proporlo a Beppe Sala, secondo me gli potrebbe piacere. E poi sì, ecco, cioè, da questo grande senso di... Secondo me le persone hanno anche il desiderio di occuparsi del posto dove vivono, però non ne hanno la possibilità più delle volte. Poi sei talmente preso dalle cose, no? Se vivi in città, quindi te ne dimentichi. Sì. Fai come Rigoni Stern, o meglio, Einaudi ti ha offerto un ufficio e l'hai guardato e poi sei scappato e quando scrivi, adesso tu stai scrivendo, è quasi pronto un altro libro, e quando scrivi stai su. Ma non è, sarebbe bello risponderti di sì e dare una risposta semplice così... Ma non è così facile. Ma non è così facile, sì. Io non sono un montanaro di nascita, non mi sono del tutto abituato alla montagna, per esempio questa stagione la soffro. Vivo da solo, ecco, forse questo è una grande differenza. Mario aveva costruito intorno a sé una famiglia e... Mi accorgo che tutti quelli che poi mettono radici in montagna sentono tanto questo bisogno di costruire una famiglia, perché a volte invece la solitudine diventa troppo dura. Io sto lì da solo, mi piace molto l'estate, riesco a vivere tanto all'aperto, a occuparmi adesso anche del mio giardino, andare a camminare, andare a salutare gli amici. Quando arriva l'autunno inizio un po' a soffrire. Oggi sono partito da su, c'era un grado, nevischiava, stanotte danno neve. La gnula bassa. Domani mattina dovremmo essere sui meno 3, meno 4. Ecco, è il momento dell'anno in cui mi dico forse vado a stare un po' in città. e per me la città è per svernare. Sì. Io del resto lì ho le mie radici, per cui conosco anche il bello della città. Il bello della città è l'incontro, la possibilità. Lo dico come questo, insomma, infatti siamo ad Aosta, non siamo a Brusson, dove abbiamo una biblioteca ben poco operativa purtroppo e quindi è l'incontro, è l'arte, è la cultura, sono i bar, sono i luoghi dove incontrarsi con i propri amici, la sera in città mi piace molto, la sera in montagna insomma cerco di superarle, poi di andare a letto presto e sperare che arrivi mattina, quindi ecco, per me la città è per l'inverno e l'inverno è per la città. Ogni tanto vengo su, però fondamentalmente aspetto che la montagna si riposi. Mi sembra che sia la stagione del riposo, non amo molto lo sci e quando è primavera sento di nuovo il richiamo della montagna. Bello il richiamo della montagna. Sylvain Tesson ha scritto Nelle foreste siberiane e ne leggiamo due piccoli passaggi così poi possiamo appunto spaziare. La vita nei boschi ci permette di pagare il nostro debito. Respiriamo, mangiamo frutti, cogliamo fiori, facciamo il bagno nel fiume e poi un giorno moriamo senza saldare il conto col pianeta. Viviamo a scrocco. L'ideale sarebbe attraversare l'esistenza come un troll scandinavo che corra nel sottobosco senza lasciare tracce sulle felci. Dovremmo trasformare in un principio il consiglio di Baden-Powell. Quando si abbandona un bivacco, ricordarsi di lasciare sul posto due cose. La prima, niente. La seconda, i ringraziamenti. L'essenziale? Non pesare troppo sulla superficie del pianeta. Rinchiuso nel suo cubo di tronchi d'albero, l'eremita non insudicia la terra. Dalla soglia dell'isba contempla l'eterno ritorno delle stagioni. Non avendo un'auto, mantiene il suo corpo in piena efficienza. Tagliato fuori da ogni comunicazione, decifra il linguaggio degli alberi. Libero dalla televisione, scopre che una finestra è più trasparente di uno schermo. La sua capanna ingentilisce la riva e serve al suo benessere. Un giorno ci si stanca di parlare di decrescita e di amore per la natura e si comincia a desiderare di far collimare i propri atti con le proprie idee. È tempo di lasciare la città, è tempo che sui discorsi cali il sipario della foresta. Così dice, ma poco dopo. I teorici dell'ecologia auspicano la decrescita, non potendo perseguire una crescita infinita in un mondo le cui risorse si vanno esaurendo, dobbiamo rallentare i nostri ritmi. Semplificare le nostre esistenze, ridimensionare le nostre esigenze.
Possiamo accettare questi cambiamenti spontaneamente. Domani le crisi economiche ce li imporranno. Quello del rifugiarsi nelle foreste è uno spartito che può essere eseguito solo da un numero limitato di interpreti. Gli anacoreti formano un'elite. Lo scrive anche Aldo Leopold nel suo Almanacco di un mondo semplice, che ho cominciato a rileggere stamattina, subito dopo aver acceso la stufa. Ogni forma di protezione della vita selvaggia è fatalmente destinata a fallire. Infatti, per amare abbiamo bisogno di vedere e accarezzare. Ma dopo che un numero abbastanza alto di persone ha visto e accarezzato, non resta più niente da amare. Quando le moltitudini invadono le foreste, è solo per abbatterle a colpi d'ascia. La vita nei boschi non risolve il problema ecologico. È un fenomeno che contiene in sé il suo contrario. Le masse, trasferendosi nei boschi, vi porterebbero i mali a cui credevano di sfuggire abbandonando le città. Non esiste una via d'uscita. Sì, mi piace molto quel brano di Tesson, mi piace quel libro, infatti ve lo consiglio, si intitola Nelle foreste siberiane, dalle Forêts de Sibérie del 2011. Sylvain Tesson è un viaggiatore e scrittore francese che ho anche avuto il piacere di incontrare un paio di volte e ha scritto tantissimi bei libri di viaggio.
E quella volta fece un viaggio molto particolare che consisteva nell'andare per alcuni mesi, da gennaio a giugno, se non mi ricordo male, in una capanna di tronchi sulle rive del lago Baikal in Siberia. Fu un viaggio da fermo, nel senso che quel libro è il diario appunto di un eremitaggio moderno, di un uomo che si porta tutti i suoi libri, i suoi sigari, e le sue comodità, e semplicemente decide di vivere nella capanna. Quell'ultima riflessione mi sembra molto importante. Sempre per non dare risposte semplici, a volte mi chiedono di come la mia vita sia teoricamente più ecologica della vita di una persona che abita in città. E ho dei seri dubbi su questo. Nel senso che se faccio bene i calcoli, mi chiedo se non inquini più io che mi scaldo con la legna, che devo necessariamente utilizzare l'automobile perché per vivere a 2000 metri non puoi farne a meno, che per venire qui oggi ne faccio un centinaio e che per andare a fare la spesa e via dicendo, per farmi portare la luce elettrica in casa o la fognatura o per consegnare i rifiuti, ecco, per tutta la vita che fa un uomo moderno, io credo sinceramente di inquinare di più di uno che vive a Milano o a New York. E come diceva Tesson, del resto è impensabile che la vita nella baita, chiamiamola così, possa diventare una proposta per una massa di persone, sarebbe un disastro. Sì. Avremo una montagna completamente devastata dall'arrivo delle masse. Oggi casualmente leggevo i dati sulla crescita della popolazione mondiale. Attualmente cresce di circa 1 miliardo di persone ogni 12 anni. E stiamo arrivando a 8, il 9 miliardo è previsto per il 2032, il 10 miliardo per il 2040 o giù di lì. E quindi ecco, è chiaro che con questi numeri la soluzione per un mondo che non collassi su se stesso è quella di progettare una città ecologica, di progettare una città dove l'uomo riesca a consumare il meno possibile, dove i servizi gli arrivino in casa, dove l'automobile non sia più necessaria, dove i combustibili non siano più necessari, dove i servizi siano talmente condivisi da inquinare sempre meno. Questa è la mia difesa della città, ecco. Per un mondo così popolato, io credo che la montagna, il bosco, sarà sempre di più un parco, e sarà sempre più un privilegio vivere dentro un parco, come succede qui a noi. Per cui, ecco, sono contento di riuscire ancora a vivere in questi anni dove è possibile vivere in mezzo a un bosco, perché secondo me tra un po' non sarà più così. Fortunatamente, spero, le aree come le nostre andranno tutelate e le aree da abitare resteranno le città. Lo vedo così il futuro. E questo è molto interessante. Stavo pensando che appunto si sta parlando molto in questo periodo, anche in occasione dell'anno della salute delle piante, ma anche ad esempio ieri è stato inaugurato a Torino Spiritualità, che è sempre una rassegna molto, molto interessante, e l'apertura è stata segnata al teologo Vito Mancuso e ad Alessandra Viola, che è una scienziata ma è anche divulgatrice, e ha scritto questo libro che poi mi ha portato a scegliere questo abito questa sera, che si intitola Flower Power, e parla dei diritti delle piante. E lei è molto simpatica perché ci mette di fronte anche ai nostri limiti, no, umani. Però dice appunto: le piante non hanno il cervello, ma c'è un'intelligenza delle piante. Le piante sentono, vedono, hanno molti più sensi di quanto non abbiamo noi, e lo dice a ragion veduta perché ha compiuto una serie di studi all'Università a Firenze, e appunto hanno fatto tutta una serie, insomma, di ricerche che peraltro erano partite già negli anni 70, quindi non è che stiamo parlando di cose recenti. E poneva anche l'attenzione su come a volte utilizziamo il linguaggio e certe espressioni senza esserne consapevoli. Ma piantala. Allora lei giustamente diceva: ma piantala, cioè metti giù una pianta. E invece noi diciamo piantala perché devi fermarti, no? Oppure dice: sì, guarda, è un vegetale.
E lei dice, ma perché ha questa accezione così negativa? Invece il vegetale è qualcosa di meraviglioso. E quindi si è inventata e sta lavorando per insomma, promuovere sostanzialmente la dichiarazione universale dei diritti delle piante, che è una cosa sicuramente da sognatrice, però ha un aspetto molto interessante perché secondo me ci porta a riflettere su questi aspetti che stavi dicendo anche tu, anche scendendo un po' da questo ideale, cioè scappo dalla città e me ne vado in campagna o me ne vado in montagna, senza essere ben consapevoli di che cosa significhi. E quindi essere anche capaci di informarsi e scendere un po' più a fondo. Per esempio, pensavo al consumo della carta. Certo che noi ne consumiamo tantissima in un'era in cui l'iPad, voglio dire, potrebbe sostituire il libro cartaceo, ma credo che tutti noi siamo d'accordo nel dire che il libro cartaceo e il rapporto con il profumo di un libro che si apre sia qualcosa di innegabilmente meraviglioso a cui non vogliamo rinunciare. Certo che però possiamo consumarne un po' meno di carta. Nei paesi del terzo mondo se ne consuma di meno, il consumo pro capite è veramente molto basso rispetto invece al Belgio, che risulta essere la nazione con il maggiore consumo, cioè sostanzialmente 8 alberi a testa in Belgio vanno a finire in carta. Quindi forse c'è un consumo un po' eccessivo e scellerato, allora lì si può lavorare. Cioè io credo anche nella bontà delle piccole azioni, come dicevamo. Che ne dici di chiudere con che tu ami tantissimo, che è Thoreau. Sì. Lo ami tantissimo, se vuoi raccontare ai nostri... Ma lo amo tantissimo perché lo sento molto vicino. Lui era un filosofo, però che si era formato come agrimensore. Mi piacciono molto questi filosofi che vengono dalla geografia, che vengono dal contatto diretto con la terra, con la natura, perché poi quando ne scrivono e quando la usano per filosofeggiare sanno bene di cosa parlano. Era nato a Concord, una cittadina non lontana da Boston, all'inizio dell'Ottocento. Era di una famiglia piccolo borghese, suo padre era un fabbricante di matite. Ha sempre avuto nella vita il problema del lavoro, Thoreau, nel senso che appunto non era uno che potesse vivere di rendita. Era uno, di nuovo, che quando filosofeggiava doveva anche tenere da conto l'economia della vita. A volte i filosofi questo aspetto lo trascurano. Fu allievo di Emerson. Emerson è considerato il padre di un movimento che è chiamato il trascendentalismo. Emerson invece lui sì, ricco, per cui poteva anche solo pensare nella vita, ma aveva scritto questo saggio molto importante intitolato Nature, Natura, in cui per i tempi, appunto siamo all'inizio dell'Ottocento, al mondo in quel periodo non gliene fregava molto della natura, scusate l'espressione, quindi che ci fossero degli americani in un continente ancora peraltro in larga parte non costruito, non civilizzato, che parlassero di natura aveva una certa importanza. Ed Emerson parlava della natura parlava di quattro utilità della natura. Un'utilità pratica, senza dubbio, quindi quello che noi possiamo fare con la natura. Non ci dimentichiamo appunto che l'uomo ha sempre usato la natura ed è importante continuare a pensare a come usarla nella maniera giusta. Un'utilità estetica, quindi il senso del bello che tutti noi otteniamo dalla natura, il piacere di stare nella natura. Un'utilità linguistica, e questo da scrittore mi interessa molto, diceva quante parole della natura noi utilizziamo per pensare. Pensate alle stagioni o alle ore del giorno. Cosa significa per noi la sera, la mattina, la notte, cosa significa la primavera, l'inverno. Quante volte utilizziamo la natura per spiegare noi stessi, per spiegare l'animo umano, per spiegare come stiamo. E infine un'utilità spirituale, e quindi il senso del divino che proviamo nella natura. Emerson scrisse queste cose dalla sua bella casa di campagna a Concord, e Thoreau, che era suo allievo e che invece era un radicale, a un certo punto a 25 anni decise di fare questo esperimento. Per lui era proprio un esperimento di vita, cioè di andare a vivere in una capanna. Si fece prestare dal suo maestro un terreno sulle rive del lago Walden, che è uno stagno a mezz'ora circa di sentiero
dal paese di Concord. Infatti non era molto lontano Infatti, dai centri abitati. Si acquistò una vecchia casetta di legno da dei contadini, la smontò e la ricostruì e ci andò a vivere il 4 di luglio per festeggiare la sua personale indipendenza del 1845, se non sbaglio, a 27 anni. E quindi questo un po' sfata alcuni miti che poi sono rimasti di Thoreau. Uno, che fosse un vecchio filosofo, lui era effettivamente un po' arcigno, anche come aspetto, un gran nasone, un gran barbone, questo sguardo sempre torvo, ma in realtà quando fece questa esperienza era un giovane che soprattutto non voleva più lavorare nella fabbrica di matite di suo padre. E quindi il primo capitolo del libro Walden non si intitola Alberi, non si intitola Lago, non si intitola Solitudine, non si intitola Suoni, si intitola Economia. Passa le prime 90 pagine di Walden a spiegare come lui abbia vissuto per 2 anni praticamente senza soldi. Ogni tanto, quando gli serviva qualcosa, andava ancora in città a fare qualche lavoro per essere retribuito, ma fondamentalmente viveva del suo orto. E fondamentalmente il suo esperimento era un esperimento di povertà, ancora più che di solitudine. Cioè lui voleva provare a vedere se riusciva a vivere senza soldi, perché questo l'avrebbe liberato dall'odioso lavoro salariato presso la fabbrica di matite di suo padre. E poi dopo ci sono anche i capitoli Suoni, Notte, Alberi, eccetera. Però questo era il primo punto per lui. L'altro mito di Thoreau è che fosse un eremita, che era andato a vivere da solo, lontanissimo. Invece, ecco, lo sento molto vicino, perché rispetto a Tesson che va in Siberia o all'esploratore polare che questa esperienza va a cercarsela lontanissimo, lui questa esperienza la cercò dietro casa. In fondo, utilizzando un detto latino che era quello del un concetto latino che era quello del vivere appartati. Vivere appartato non significa per forza vivere lontano, ma trovare il tuo angolo dove sperimentare su di te la solitudine, la vicinanza al bosco, la sobrietà, l'austerità, ecco, tutti i concetti che... La sobrietà non tanto, però gli altri mi stanno molto a cuore. E quindi, ecco, in questo diario di 200 anni fa, lui era molto altisonante, gli piaceva anche scrivere con enfasi, e questo a volte è un po', oggi è un po' pesante leggendolo, però ecco, scrive l'esperienza di un ragazzo che prova a vivere nel bosco, e questo certo. mi piace moltissimo. È un idealista, è un radicale, gli piace esagerare, spesso... Ispira molto gli ecologisti comunque. Sicuramente, no? Ancora oggi. E mi viene in mente fu un autore che... molto amato dalla Beat Generation, per dire, da Kerouac, che anche fece qualcosa di simile e ne scrisse in Angeli di Desolazione, il suo libro sull'eremitaggio. Il protagonista di Into the Wild. Il protagonista di Into the Wild ha con sé Walden di Thoreau, e un altro film leggendario che a tanti di noi ha un po' cambiato la vita, che era L'attimo fuggente. Esatto. Nell'attimo fuggente il capitano, il professor Keating, educa i suoi allievi a un po' alla rivolta, leggendogli "Andai nei boschi perché volevo succhiare tutto il midollo della vita", che è la frase famosa di Thoreau. Thoreau e Whitman erano i due poeti. Sì, infatti contemporanei, tra l'altro, sono due grandi autori di quello che viene chiamato Rinascimento americano, questo movimento della prima metà dell'Ottocento in cui poesia, filosofia e amore per la natura si mischiarono, dando vita a questa grande corrente che poi avrebbe influenzato tanti. Sì, poi Whitman era stato molto, molto poco apprezzato anche per la sua vita personale, invece finalmente è stato rivalorizzato anche grazie al film, devo dire. Perché... Certo. Cosa dici, Oceane? No, Oceane, Aline, fai tu il tuo brano e poi chiudiamo con la letteratura. Thank you.
Gli alberi coperti di neve lasciano passare una luce molto liscia e pulita, ma non brillante, come attraverso finestre dai vetri smerigliati. È una specie di bianca oscurità, tutto lo splendore del sole che può essere trattenuto. Guardi lungo questi sentieri, con il loro stretto pergolato di alberi curvi, come tra le navate laterali di una cattedrale, e ti aspetti di sentire dalle loro profondità un coro che canta. Non ti addentri mai in essi tanto quanto si allungano davanti a te. Il loro segreto è dove tu non sei e dove i tuoi piedi non sapranno mai portarti. Avanzo sulle tracce della volpe che mi ha preceduto di qualche ora, o che forse ho spaventato, in punta di piedi per la trepidazione, quasi fossi sul cammino dello spirito stesso che risiede in questi boschi e mi aspettassi di coglierlo presto nel suo covo. La neve non cade mai uguale su due alberi, ma le forme che assume sono varie quanto quelle dei ramoscelli e delle foglie che la ricevono. Esse sono in effetti predeterminate dal genio dell'albero. Così uno spirito divino cala uguale su tutti, ma porta un frutto particolare su ciascuno. La divinità scende su tutti gli uomini come i fiocchi di neve si posano su campi e sporgenze e prende la forma delle varie fessure e superfici su cui si posa. È bello, così gli abbiamo messo anche l'inverno. E grazie Paolo. Grazie a te, grazie a voi, buona serata. Grazie mille. Grazie ragazzi. Bravi. Grazie Aline, grazie Ocean e grazie Didier. E grazie anche a Stefano ovviamente. Grazie anche a tutti voi che avete partecipato, però vi volevo solo fare ancora un piccolo appiglio a quello che dicevate. Mi è piaciuto molto il discorso che avete fatto sul rapporto tra città e montagna. A questo proposito, non voglio sviluppare in questo momento ovviamente, però vi invito a un incontro che avremo al mese di novembre con un architetto dello studio Boeri di Milano, che lui sta lavorando parecchio in città, nel mondo, per costruire, diciamo, realizzare dei boschi in città, dei boschi urbani, che non è quello di cui si stava parlando sicuramente. Però accanto, diciamo, a questa teorizzazione, lui sta anche teorizzando il ritorno non in montagna a 2000 metri, ma nei piccoli centri, nelle città minori, che probabilmente è il futuro, nel senso che nelle città minori si trovano i servizi che servono, si trova la capacità di aggregazione, di socialità, che forse nella grande città si è un po' persa, e potrebbe effettivamente essere una valvola di sfogo per questi 10 miliardi di abitanti che tra qualche anno con cui dovremo condividere la nostra vita. Comunque grazie a voi perché ci avete offerto una magnifica serata, grazie a questa voce soave che ci ha fatto entrare in questi ambienti vegetali che ci ha fatti anche sognare, grazie anche alle immagini che c'erano, grazie a Paolo Cognetti per averci fatti partecipi delle sue esperienze e grazie soprattutto anche ai ragazzi che ci hanno tenuto, non dico solo compagnia, ma ci hanno veramente fatto vivere delle belle emozioni. Vi ringrazio e vi invito al prossimo incontro che ci sarà il 9 ottobre, dico bene, con Lucio Cavazzoni che parlerà in sostanza di nutrire il pianeta. Adesso io non la faccio più lunga, comunque questo sarà il tema della nostra Biblio Rencontre del prossimo incontro.